Mi trovo a Taranto, nel pieno centro umbertino, precisamente in via Regina Elena 100, a pochi passi dalla chiesa di Sant'Antonio. Una situazione incredibile, un palazzo privato con varie abitazioni, un palazzo che è completamente abbandonato e precipitato nel degrado più assoluto e non viene più aperto. Vedete il portone, forse saranno decenni, 40 anni appunto che non viene più riaperto. Una situazione incredibile, pazzesca. Il problema non è solo estetico, magari fosse solo un fatto estetico, ma in realtà, come vedete dalle immagini, il palazzo è stato completamente sventrato all'interno, quindi c'è solo la facciata, e all'interno si è creata una vegetazione spontanea, una foresta urbana davvero incredibile. Incredibile perché crea dei problemi enormi ai palazzi vicini, alle abitazioni adiacenti, con infiltrazioni di acqua, con appunto le radici di questi alberi, perché non stiamo parlando di erbaccia, ma stiamo parlando, è incredibile, non credevo ai miei occhi, stiamo parlando di alberi di alto fusto. Ora, è vero che il palazzo è privato, ma l'amministrazione comunale deve necessariamente intervenire presso i legittimi proprietari affinché quantomeno provvedano alla messa in sicurezza dello stabile, il che significa ovviamente rimuovere questa vegetazione selvaggia, mettere in sicurezza le strutture murarie, e poi vedranno loro se intendono ristrutturarlo o meno. Se il privato non lo fa, nonostante le sollecitazioni dell'amministrazione, deve essere l'amministrazione che, con un'ordinanza in danno, quindi a proprie spese, salvo poi rivalersi sui proprietari, interviene, perché qui si tratta di ragioni di pubblica, di sicurezza pubblica, qui stiamo parlando di incolumità pubblica. Vedete anche proprio ai piani superiori altra vegetazione spontanea in prossimità del terrazzo, in prossimità dei pluviali, insomma qualcosa di indecoroso. Potrebbero sembrare immagini di una città del terzo mondo. E purtroppo non è così, purtroppo stiamo a Taranto. Da consigliere comunale devo necessariamente intervenire su questa situazione, perché ha dell'incredibile e, ripeto, attiene ad aspetti relativi appunto alla sicurezza pubblica, rispetto ai quali ovviamente non si può tacere.